Una buona giornata, appassionati di calcio a 5, amici di PMC Sport, chi vi parla è Luca Lavaggetto. Siamo in diretta dal palazzetto dello sport di Campo Ligure per il recupero della quarta giornata di campionato di massima serie. Cercava ancora un passaggio a Molare, attenzione che sia un po' aperta la difesa del palo, clamoroso gol. Gol, passa in vantaggio il Bernardinelli Petrarca Padova sul pallone. È invece bellissimo, bellissima conclusione da fermo dopo l'intervallo 0-2, doppio vantaggio della formazione ospite. Manovra difensiva da parte degli ospiti e attenzione, gol! È gol della formazione patavina. La squadra di Padova ha centrato nuovamente lo specchio dalla porta, ha gonfiato la rete, difesa da Loconte. Attenzione, ancora gol! Comunque Padova in controllo, 4-0 d'autorità, se vogliamo così definirlo, dopo le due reti segnate nel primo tempo, prima da Parrel, poi da Victor Mello. Sono stati Fornari e Rafinha a trovare le altre due reti ed ora il punteggio, attenzione, Boaventura calcia di destro, fortissimo, nulla da fare per Loconte. Quindi sarà calcio d'angolo, bello lo schema, però Boaventura questa volta fa centro. Genova che prova in questi minuti finali a cercare qualche gol, almeno il gol della bandiera, per non chiudere la gara senza reti all'attivo. E invece c'è un Eurogol ancora bellissimo in ripartenza, lancio lungo in battuta alla porta di Bastini, anche questo tiro di Foti dalla distanza di destro, bloccato, bello il break in questo caso, 3 contro 1, attenzione, Pisetta destro e gol, finalmente il meritato gol della bandiera. Per i padroni di casa siamo veramente alle ultime schermaglie, batte corto Bargellini, lo fa per un compagno, un altro neo entrato in casa patavina, si tratta dell'altro giovane Superbo, mentre c'è un pallone buono ancora per Piccareta, Bastini fa buona guardia, Ortisi cerca di riconquistare il pallone, lo riesce a fare molto bene, ma è troppo tardi. Triplice fischio qui dal palazzetto dello sport di Campo Ligure. Ricordiamolo, recupero della quarta giornata di campionato di Serie A. Il Bernardinello Petrarca Padova si impone 8-1 in casa della CDM Futsal Genova. Sale in classifica a quota 7, lasciando i genovesi fermi all'ultimo posto a quota 0. È davvero tutto qui da Campo Ligure, grazie agli amici del Calcio a 5 e grazie a PMG Sport per averci seguito. Appuntamento sempre sugli stessi canali per altri incontri del massimo campionato.